A Quistello, la campagna elettorale della lista Insieme per Quistello viaggia in rickshaw. Ecco la candidata a sindaco Cristina Viaro con il capolista Luca Malavasi girare per le vie del paese pedalando di buona lena per consegnare brochure del piano elettorale e fermarsi poi per parlare con i cittadini di programmi e obiettivi. Faccio parte del mondo del volontariato da quando avevo 18 anni e mi sono iscritta all'Avis. Sono stata presidente della sezione di Quistello per 8 anni e questo mi ha avvicinato molto a tutte le altre associazioni di volontariato e all'amministrazione comunale con cui abbiamo sempre collaborato molto attivamente. Questo mi ha portato quest'estate a partecipare ad una serie di incontri organizzati dall'amministrazione volti a conoscere le esigenze e le necessità del paese e delle associazioni e della comunità. Sono rimasta molto colpita da questi incontri, dalle idee che sono emerse e quando mi hanno chiesto di candidarmi come sindaco ho deciso con molto orgoglio di accettare questa proposta. Mi è piaciuta molto l'idea del fatto che la nostra lista è una lista civica pura. Assieme a me 12 candidati super fantastici, 6 con una notevole esperienza a livello amministrativo e 6 ragazzi giovani con tanto entusiasmo, tante idee e tanta voglia di fare per il proprio paese. Ci sono stati 5 anni davvero difficili, dalla ricostruzione post-sisma alla pandemia. 5 anni dove abbiamo posto le basi per la ripresa della nostra comunità. È arrivata la fibra ottica a cittadini, imprese, famiglie. Abbiamo finanziato la ricostruzione di tutto il patrimonio pubblico e privato. I lavori del municipio sono quasi conclusi e soprattutto siamo riusciti a portare a termine l'opera di riqualificazione dell'ex ospedale di Quistello, che diventerà la casa di comunità hub del Destrasecchia, ovvero il punto d'accesso per tutti i cittadini ai servizi sociosanitari territoriali. Abbiamo moltissimi obiettivi nel nostro programma, ma ci focalizzeremo soprattutto sui servizi alla persona, molto importanti in questo momento, sulla ridistribuzione e riqualificazione degli spazi pubblici e sull'ambiente, che ritengo un argomento veramente molto importante.